lavora dopo che si è fatta la promozione, il terreno si prepara prima, si fa in modo, dicevo, di costruire le condizioni affinché le donne possano partecipare. Poi, nello specifico, le dico anche che non è vero che non ci sono candidature al femminile, perché se parliamo della commissione alla toponomastica, c'è stata anche un'interruzione fra l'assessore Ricciardi e la professoressa Giulia Carpice, la quale aveva proposto di fare una commissione appunto di toponomastica al femminile, mettendo a disposizione la propria esperienza, la propria professionalità, eccetera. Okay? Le era stato anche garantito un interesse, quindi questo che significa? Che se lei avesse chiamato, lei insomma il gruppo, avesse chiamato la professoressa per farla partecipare alla commissione, la professoressa avrebbe partecipato con, felicemente, ma questo non è soltanto della stessa Campice, è di tanta gente, non è venuto quello perché ho visto la corrispondenza che c'è stata tra la, quel comune di Casoria e la stessa Campice, quindi non è vero che lei non ha le disponibilità delle donne, ce l'ha e che non l'ha cercata questa disponibilità, perché non c'è giustificazione sul fatto che nell'OIPIS, che nel consorzio cimiteriale e che nella commissione toponomastica non ci siano donne, non c'è la spiegazione. Noi serve notizia perché una donna ha aspettato addirittura una donna partecipasse al consiglio di